Ciao ragazzi, come state? Ci siete? Io spero di sì, perché tra 35 secondi inizia quella che è l'ultima live in assoluto a casa mia, nella mia camera, prima del trasloco, del trasferimento. E quindi sono curioso di vedere cosa ne verrà fuori. Ma voi mi sentite, mi state sentendo? Spero di sì. Ciao, ciao ragazzi, abbiamo degli ospiti oggi. Abbiamo degli ospiti, una live storica per concludere questo percorso. Kinoshi, Colpo Gobbo e Davom. Davom sta per arrivare. Ragazzi, eccoci qua, un secondo e si parte. Eccoci, siamo online, siamo in live. Mi sentite voi? Benissimo. Facciamo una prova così vediamo se si sente anche le vostre voci. Agna, 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 Ciao, agna, agna. state sentendo anche questi due ragazzi? Perché è la prima volta che usiamo questo programmino per fare. Ok, perfetto, vi sentono, vi sentono. E adesso arriverà anche il signor Davom. Tra l'altro, abbiamo un piccolo spoiler da fare. Abbiamo una. Lo davo per scontato, Sì, beh, certo. Beh, dici lo spoiler o dici Davom? davo. Ah, ok, perché dicono anche colpo gobbo ubriaco tra le No, è altre cose. vero, assolutamente. Magari, magari. No, niente, abbiamo una piccola notiziucola, notiziola da dare che riguarda la Juventus di un'ufficialità che sta per arrivare. Diamo l'ufficialità quando arriva Davom, però, così la diciamo una volta sola. Intanto io ringrazio i due baldi giovani qua insieme a Mystery, tra l'altro sembra il nome di una spogliarellista, ma questo è un altro discorso, perché gliel'ho chiesto all'improvviso, gli ho chiesto, ragazzi, ma avete voglia di fare sta roba qua? E loro hanno detto subito sì, quindi gli voglio un bene dell'anima. E parliamo, dai, parliamo dell'unica ufficialità che c'è stata oggi, quindi. Ah, quindi non aspettiamo Davo. No, oggi c'è già stata un'ufficialità. Sì, Ah, ok. Pinsu. Pinsoglione? Il soglione. Io boh. Siete contenti? Da matti. No, non c'è. Bella lì. Non... Beh, intanto così devi cercare un solo portiere invece che Sì, due. quello è vero. Quello è vero. Però aspetta, effettivamente io l'ho detto anche nel video di oggi. Cioè, qui secondo me non Carnevali, pardon, Cherubini fa assolutamente bene. Cioè, ad oggi tu devi cercare zero portieri, poi se ti arriva l'offerta Ad oggi per sì. Perin, ok, altrimenti sei un tesserato Juve, stai qui, ti inculi bello, ed è giusto. Sì, io ti dico, l'altro giorno ho fatto il video per parlare di questa roba qua, scrivendo che è una brutta notizia per i tifosi della Juve, ma mi riferivo tanto più a Rugani, perché secondo me questa cosa va molto contestualizzata. Cioè, se Rugani diventa il quarto per via di questa nuova politica, secondo me è un problema. Perché piuttosto che dare da un'altra parte te li tieni. È ovvio che se diventa il quinto, secondo me è addirittura un lusso Rugani come quinto. Quindi, secondo me, dipende molto dal giocatore che si andrà a rimettere in rosa, ecco. Perin va benissimo, cioè se deve fare il secondo. No, no, cioè, poi è ovvio, tutti magari speriamo che nel caso di Ramsey, prego, vada in prestito, quello certo, però soprattutto per quei giocatori che ti potrebbero creare dei problemi economici, tra virgolette, nel senso che comunque tu te ne privi gratis per poi andare anche ad investire sul mercato, è una politica che io onestamente condivido anche abbastanza, anche perché il budget è veramente molto limitato. Quindi non penso tu ti possa permettere di fare diverse operazioni di questo genere. Ma io però oggi stavo ragionando, no? Perché metti che va via davvero Demiral. Va via Sì. davvero Demiral. E sperando che non possa essere davvero Rugani il quarto, chi ci mettiamo come quarto? Qual è il quarto? Perché poi qualcuno deve andare a prendere per forza. E ovviamente, prima di tutto, vediamo. Ringraziamo Jack Squalo che arriva con la sub. Grazie mille, Jack Squalo, per il decimo mese. E ti mostriamo anche. Guarda un po'. Grazie mille, caro. Prego. Eh beh, lì secondo me bisogna vedere innanzitutto come sarà realmente intavolata la trattativa a Locatelli, più che altro. Ufficiale arriva bene, dicono. Vediamo se è vero. Forse lo spoiler che... Addirittura! Vediamo se è vero. Ah, può essere. Il CDA ha esaminato gli impatti della pandemia. Maurizio arriva bene le deleghe dell'area football di 19 minuti fa. Riunione del CDA, comunicato stampa. Sì, che poi in realtà diciamolo, adesso penso ormai si possa dire, era quello, era quella la, 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 la
la notizia che vi volevamo dare, solo che allora facciamo le cose fatte bene. Che siamo entrati in live, ragazzi, da questa, perché Lucone ha avuto sì, esatto. Facciamo le cose fatte bene. Io dico esattamente il messaggio di Romeo, così lo leggiamo. Sì, sì, sì. Tanto mi sa che ha fatto copia e incolla con tutti, quindi vai, vai. Allora, perché gli avevo chiesto di venire in live e mi ha detto: fratello, scusami, ma non riesco. Se vuoi fare bella figura in live, preannuncia che uscirà un comunicato sulle cariche dirigenziali. Per questo non riesco. E quindi questo è esattamente quello che mi ha detto Romeo, ed è tra l'altro quello che la Juve ha ufficializzato prima che noi potessimo preannunciarlo, quindi va bene. Però effettivamente hanno parlato anche dell'aumento di capitale fino a 400 milioni nel comunicato. So soldi! Sì, ma non sarà immediato, ragazzi. No, no, però dico, nel comunicato hanno fatto hanno ufficializzato anche questa cosa, ecco. Però qua si apre una discussione molto interessante, secondo me, che è quella che ho fatto oggi nel video. Perché oggi è una giornata storica per la Juve. Proprio perché arrivi al 30 di giugno, in cui tu non devi andare a rincorrere nessuno per fare sta diavolo di plusvalenza entro il 30 di giugno, no? Ormai no. proprio per questo però, Proprio per l'aumento del capitale. Certo. Quindi diciamo che stiamo entrando in una nuova comfort zone della Juventus, perché abbandonare quello che è stato il lavoro degli ultimi 10 anni e ritrovarsi a dover lavorare con tutto un altro obiettivo, secondo me non è facile. No, guarda, anche questo bene o male l'avevo detto oggi, è proprio un cambio di filosofia, sì. che la plusvalenza sì, ma per una questione tecnica, non per una mera questione di bilancio. E ci sta onestamente, perché tanto l'abbiamo visto, siamo entrati in una vera e propria apatia, l'ho definita oggi nel video, dove tu anno dopo anno sei stato costretto per diverse sessioni di mercato a privarti. Ciao Luca, spero che giocatori. Ti ricordi di me, oggi rinnovo Pinsoglio e io ho comprato le AirPods Pro pollice in su, pollice in su. Grazie mille. Come? Ah no, pensavo fosse Davide. No, devo ringraziare Jovax, perché voi non l'avete sentito, ma nel frattempo ha parlato la cassa perché ha donato 300 bit, quindi lo ringraziamo. Io guarderei per un ban, Lucone. Ma ci sono, ho già visto, ci sono i mod in chat che ci pensano loro. Okay. Dice: ciao Luca, spero che ti ricordi di me, oggi il nuovo Pinsoglio, io ho comprato l'AirPods Pro. Tra l'altro Jovax era quel ragazzo che in live da Lello l'altra sera aveva fatto la donazione anche da Lello, quindi grazie, lo cara, ringraziamo. Allora. Grazie mille. Lo ringrazio solo se ha donato a te, non a me. Ok, va bene. Funziona. Cazzo me ne frega. Grazie mille, caro, certo, ci ricordiamo di te e userai le AirPods per ascoltare le nostre dirette. Ma io Lello lo vedo scarico, cosa sta succedendo, Lello? Dimmi tutto. Stai mangiando, cos'è? Dai, facci... Un pezzettino di Viennetta. Di Viennetta, è proprio l'ora della Viennetta questa. Vabbè, il padel oggi me lo posso permettere. Allora ti lasciamo degustare la tua Viennetta e poi torniamo. No, io vi ascolto e intervengo anche. Ok. Allora, dicono dalla chat, spunti di riflessione. Ho sentito delle notizie sulla Gazzetta per Locatelli che parlavano di un abbandono della pista perché c'è una squadra come Arsenal e Borussia Dortmund che vogliono andare subito i cash. È vero? È quello posso che... Posso rispondere qua? Che ma dico, certo, lascia stare la Viennetta e di quello che vuoi. Sono ferrato come un cavallo, perché ho fatto un video, sì. Il video che ho fatto io oggi l'ho fatto con Romeo, l'ho ingaggiato prima che uscisse tutto sto baraonda, sono riuscito a fare questo video con lui e io ho chiesto di questo. Vai. Allora, il problema è il seguente: intanto domani doveva esserci questo incontro tra la Juventus e Carnevali, probabilmente non ci sarà per via anche di questa riunione, di questa conferenza stampa che dovrà essere due e mezza. Esatto. Per cui si staranno sicuramente sentendo a distanza, però non c'è il raffreddamento sulla pista, non c'è l'assillo di forzare la mano, c'è il sì del giocatore, la distanza economica non è poi così lontana, sulle modalità ci si mette allora d'accordo. Allora vi faccio la domanda, Locatelli sfumato, ad oggi, giuro, 500 è difficile che salti e non è ancora saltata, poi non è detto che non salti, può saltare questa cosa, però ci sono troppe cose che cementano in un certo senso questa trattativa, per cui questo è tutto un romanzare della trattativa per le tempistiche molto dilatate. Tutto qua.
Allora, niente, intanto ringraziamo Jovax96 che ha donato altri 500 bit, e quindi veramente magico, e dice esattamente quello, chiede questa cosa qua esattamente, che Lello penso abbia spiegato molto bene. Infatti, oggi, io cosa ho fatto oggi? Io ho registrato un video alle 8 di mattina, per farlo uscire oggi a mezzogiorno, in cui parlavo appunto del discorso del 30 di giugno, delle plusvalenze, questo qua, e ho detto, se poi arriva qualcos'altro, lo attacco quando è ora di far uscire il video. E ho attaccato proprio questo pezzettino che parla di Locatelli dicendo... La notizia della Gazzetta dello Sport sembra una notizia un po' vecchia perché l'interessamento del Borussia Dortmund da quant'è? Da un pezzo, da Ma moltissimo. soprattutto, chi cazzo vuole andare all'Arsenal? No, appunto, è quello, cioè Locatelli è sempre stato letto da chi ha veramente le notizie che ha dato la precedenza alla Juventus e che quindi gli altri club in questo momento passano un pelo dietro proprio per questo. Quindi finché c'è la preferenza del giocatore, finché la Juventus e il Sassuolo si sono incontrati, è andato bene, hanno parlato anche di Dragusin, c'è l'interessamento di tutto. È inutile preoccuparsi ad oggi, in questo Sì, momento. anche perché come ha detto Lello, non è che magari Grazie, si Jovax. parla di una richiesta di 80 e di un'offerta di 20 dove dici c'è un gap della miseria. Penso sia veramente questione, secondo me almeno, e spero poi di non fare figuracce, Giorni. no, ma più che di giorni sia di una situazione legata all'europeo, sia di una situazione che era legata sempre alla storia del bilancio, della nuova stagione e quant'altro. Anche diciamo per non magari mettere particolari pressioni al ragazzo durante l'Europeo, proprio adesso in una fase particolarmente calda. Sì, anche per rispetto a Mancini, mi ha detto il buon Ma ci Romano. sta, ma è giustissimo. Cioè, io non mi aspetto colpi della Juve finché l'Italia sarà dentro l'Europeo. Cioè, Certo. anche perché Locatelli è l'unico colpo che può venire Cioè, o ufficializzato. quantomeno, magari colpi sì, ma non di giocatori italiani, via. E certo, però dato che in questo momento la Juventus è L'unico è concentrata Locatelli, te su dici. Locatelli e Italia, basta, sì. cosa facciamo? Quindi Certo, sarei certo. stupito del contrario, Sì, ecco. beh, è anche giusto così. Alla fine anche Donnarumma ancora non. Cioè, Donnarumma da domani non ha proprio nessun. Messi, Chiellini, Donnarumma. Sì, anche Chiellini, sì, è un altro che per me anche se arriva al 15 luglio. Sì, però da domani è ufficialmente svincolato. Sì, vabbè, fino a prova contraria, sì. Tu immagini, Infatti, Messi vai. senza squadra l'anno prossimo. Vabbè, io lo prendo a giocare negli amatori con me. Secondo me fa la sua porca figura, ecco, lo faccio fare il centravanti. Avete letto che Maicon per giocare la Conference League è andato in una squadra sammarinese? Esatto. Ce l'hai lì. Sì. Vai a bere delle birre con Maicon Vado a stasera. vedere Maicon. No, a bere delle birre, chi è a vedere? Lascia stare. E allora niente, però qualcuno prima ci faceva notare una cosa, diceva: oh, silenzio, tombale, non c'è stato niente fino adesso, e poi il rinnovo del Pinsoglio, e arriva bene, e l'aumento del capitale, e Jovas che dona altri 100 bit, e lo ringraziamo, e dice: quindi per adesso stanno pensando solo a Locatelli, a qualche colpo in attacco lì davanti, dobbiamo aspettarcelo, e risponderemo tra poco. Non è una coincidenza il fatto che oggi chiude il bilancio, domani si apre una nuova stagione, inizia il calciomercato e iniziano adesso le notizie. Penso che sia abbastanza preannunciato come cosa. Grazie, Jovax. Adesso ti rispondiamo. Cosa dite? Ve l'aspettavate, no? Una roba Ma sì, abbastanza. infatti, guardi, io più che altro non è trapelato nulla, cioè no, in realtà si sapeva a grandi linee di tutto. È normale che sai una volta che arrivi poi a ridosso realmente della nuova stagione, anche perché ragazzi, cioè, tanto sapevamo no, che domani ci sarebbe stata la conferenza di presentazione della nuova dirigenza juventina. Cioè, Certo. alla fine sai, anche se oggi non fosse arrivato nessun comunicato, domani ci sarebbe stata la conferenza. Questa era una notizia che già Lo avevamo sapevamo. appreso, esatto, dell'aumento di capitale, idem. Sapevamo. Certo. Di Pinsoglio dici, vabbè, bella lì, però nel Sì, non è la senso, trattativa dell'anno, ecco sì, quello che non è Dybala, ecco. Però appunto è normale che effettivamente a ridosso della nuova stagione che inizia domani a tutti gli effetti, ci sta che arrivino le ufficialità. Ma nulla di sorprendente, ecco. Comunque è una cosa da dire molto importante. Viennetta non è product placement di questo canale Twitch, ma Ma se dovesse, esatto, se nel volesse diventare. caso lasciamo la mail che non c'è nessun problema e ne parliamo volentieri. È arrivata una signorina bella qua che in questo momento non si vede, ma arriverà, arriverà. Nel frattempo rispondiamo magari alla domanda di Jovask, no? Quella dell'attaccante. Ad oggi è Locatelli, no? Ad oggi è solo Locatelli.
e dice: ragazzi, il casino che hanno fatto i giocatori dello spogliatoio, dovevamo per forza rinnovare il pinso. Sì, me lo ricordo, rinnovatelo, rinnovatelo, rinnovatelo. È vero. E non so perché Dabom non si veda più che altro, vabbè, arriverà. E in attacco sono fermi in questo momento, no? Cosa dite? Sono abbastanza fermi, ma penso anche che sia normale. Io più che altro voglio veramente capire dove verrà utilizzato Ronaldo, perché potenzialmente con Ronaldo e Morata prima punta, che e ne serve magari uno per dire in un 4-2-3-1, potenzialmente potreste essere anche a posto. Infatti, guarda, capita Fagiuolo l'arrivo di Davon, perché l'altro giorno ho visto il suo video del J Caffè e diceva che lui non è d'accordo sul fatto di Ronaldo prima punta. Adesso vorrei capire la sua visione, dato che lui è specializzato in tattica, ma poi non entrerà nelle live a quanto pare. Ma voi ragazzi mi sentite? Ah, eccolo qua. Sì, ti sentiamo, ma non ti vediamo. Ma ci vedi? Io vi vedo e vi sento molto bene. Ah, ok, buono. Noi non ti vediamo, vediamo tre puntini blu su uno sfondo nero e questo ti rende interista. non ho idea di cosa possa essere. Ma prova a uscire e rientrare, magari, non lo so. Faccio un tentativo. Sì, vai. Ok. E cosa dite voi? Cioè, in realtà non è vero che la Juve non si sta muovendo, perché ha già rinnovato Morata. Okay. È arrivato Lukaku. Il Lukaku bianco. E sta per trattare il rinnovo di Dybala. E adesso ci dovrà essere la notizia su Ronaldo. Quindi poi la quarta punta passa per forza da queste cose qua, no? Colpo, toccati la pelata se l'Italia vince l'Europeo, dicono. E ti mettiamo anche in primo piano. Ma questo non è colpo, questo è Mystery. Ciao Mystery. Lui è Mystery. Lui barra lei, non lo so, perché ormai è giusto riconoscere ad ognuno la propria identità. Non lo so, come vuoi essere battezzato? Asterisco? No, non parla, Mystery no, decide. Ma la cosa bella, quello dovrebbe essere il filtro di Angelina Jolie, se non sbaglio. Angelo. Guarda lì. Ma basta, ma l'ingresso è così. E te devi entrare e succedono queste cose qua. Anche un po' Belzebub. Cioè, vi ho lasciati così l'ultima volta e vi ritrovo. Era per lui che l'ho fatta. È per lui che l'ho fatta. Beh, oddio, è un bel vizio, No, in genere faccio altri, tipo Pogba, uso altri filtri. Okay. Che bello, che abbiamo Lello che si è... Allora, come stai, Daum? Ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Tutto a posto, dai. Mi fa periodo piacere. Voi come... Beh, Pogba? E mica scherzavo. Ma cosa gli è successo da quando è uscito dall'Europeo? Ha mangiato a Capodanno e Natale tutti insieme, ha fatto un cenone pazzo. Cioè, è andato in depressione da quando è uscito dall'Europeo. Lo voglio comunque anche così. Pogba dell'Olanda. Sì, lo facciamo giocare davanti alla difesa, probabilmente, una roba del genere, perché mezzala fa un po' fatica, forse. No, niente, dai, Davo, una domanda per te. Vai. Ed è diventato olandese Pogba, tra l'altro. Domanda per te, perché l'altro giorno vedevo il J Caffè. Sì. E tu dicevi che non sei d'accordo su Ronaldo che fa la prima punta nel 4-2-3-1. Quindi tu dove lo vedi? Dietro la punta, esterno, terzino, no, porta? Mister? Questo Cristiano Ronaldo di oggi credo che sia perfetto nel 4-3-1-2. Ok, beh, quindi in appoggio con un'altra punta, sì, giustamente. Dove il trequartista di fatto è un giocatore tecnico, numero 10 come sempre, dove il gregario invece è un giocatore fisico che copre l'area di rigore, che riempie l'area di rigore, che si sbatte anche per lui, insomma, il classico Benzema, come sempre. Ma questo Cristiano Ronaldo lo vedo solamente in un modulo di questo tipo, quindi in un attacco a due... ancora meglio con un trequartista con una mezza punta dietro. Allora, ti do la mia, dico solo Jovas che io penso che De Ligt non abbia fatto nel complesso un brutto europeo. E l'Olanda poi esce, infatti Lello c'ha la maglia dell'Olanda perché è diventato olandese, no? Ma quel giorno Lello tifa Olanda adesso, c'ha la faccia da olandese tra l'altro. E no, l'Olanda esce per quello, però De Ligt non penso che abbia fatto un brutto europeo. Ma che stiamo dicendo? Cioè, ha fatto quel fallo di mano, che è vero che è costato tanto, e esatto, intanto è stato uomo ad ammetterlo, ma sì, fino a quel momento ha fatto una partita eccellente, a detta di tutti. Cioè, noi stiamo qui ad affossarlo. Allora, mi sta bene che lo affossino gli anti-juventini, cioè, ma che noi non riconosciamo il valore di Matteo Della Luce mi fa girare il cazzo. Che ci sta scrivendo in chat. Grazie Luca, giustamente. Ok, no, ok, Davum. Io sono d'accordo, però la domanda che ti faccio è, però Chiesa?
No, no, ma infatti stavo leggendo, guarda, i commenti adesso e... No, no, ma infatti secondo me non va bene. Cioè, tu non devi progettare la Juve con questo 4-3-1-2 assolutamente. Però dicevo appunto, per rinforzare, no, anche quello che ho detto l'altra mattina al J Caffè, è che il Cristiano Ronaldo di oggi non può fare l'unica punta davanti, a mio avviso, deve cambiare modo di giocare. Altrimenti io lo vedo bene con un 4-3-1-2, però è chiaro che con questa Juve, con questi giocatori, dove i tuoi punti di forza sono sugli esterni, Chiesa, Ben Kulusevski, per quello. Cuadrado, non puoi assolutamente, cioè al massimo fai un 4-3-3, ma anche lì un 4-3-3 dove lo vai a mettere lì in mezzo, innanzitutto devi rinunciare a Dybala, così facendo più o meno, e poi comunque non mi convince, cioè lì davanti da solo Cristiano non... Cioè, ragazzi, non salta, non combatte. Scusami Davo, ma un 4-2-3-1 è Ecco, vero lui che ha c'è dato. il problema a centrocampo. Però là davanti, bene o male, riusciresti ad avere Kulusevski, Chiesa, Dybala dietro Ronaldo, Ronaldo punta centrale, che poi, secondo me, giocando con quei quattro là davanti, hai ampia libertà di spaziare, perché basta occupare spazi là in mezzo. Non è che devi essere la punta su super associativa centrale. Puoi costruire dal basso, ripartire, eccetera, sugli esterni, avere in appoggio sì Ronaldo. Ma insomma, Ronaldo è libero di spaziare anche là, si può sovrapporre con Chiesa, si possono studiare dei meccanismi di cambio di posizione, come abbiamo visto anche quest'anno in certi periodi. L'unico problema da quel punto di vista è che i due a centrocampo, Locatelli in caso lo andiamo a prendere, poi Io prendi qualcuno, sì, Rabiot. ma infatti scusa Luca che rispondo a Lello, esattamente quello che ho detto anche io l'altra mattina, cioè a me non mi preoccupa tanto la manovra, la costruzione della manovra in fase offensiva, lì soprattutto se l'allenatore è bravo non hai alcun tipo di problema a gestire. Quello che a me preoccupa è che in certi momenti della partita tu sei costretto ad alzare il pallone. Eh sì, no, non sono E d'accordo. quest'anno noi ci chiedevamo, ma perché la Juve continua ad uscire palla a Palla a terra davanti piede. alla difesa Sì, dopo palla che siamo a piede. City in Champions League con Bentancur che sbaglia? Cioè, quest'anno non avevamo i giocatori per poter permetterci determinati disimpegni, abbiamo continuato a farli semplicemente perché se tu andavi ad alzare la palla, il 95% era degli altri. Ma perché? Perché Ronaldo non salta mai, cioè, non ci prova neanche. Non è che è scarso, non ci vuole provare perché non vuole farsi male, non vuole stancarsi. E quindi dico, non è tanto la costruzione della manovra, è nel momento in cui tu devi avere due soluzioni, due o tre soluzioni per cercare di costruire il gioco, Cristiano Ronaldo là davanti non ti permette di avere quell'alternativa lì. Cioè, tanto voglio dire, durante l'anno incontri sempre delle squadre che ti vengono a prendere, no? Anche perché adesso il calcio si sta sviluppando in quel senso, quindi il problema è proprio quello. Rispondo solo a Jovax sulla questione dell'elite. Secondo me de delle cose di questo tipo, quindi degli errori così pesanti, aiutano tremendamente la crescita di un giovane e sono ben contento che l'abbia fatto in nazionale piuttosto che in Champions League con la Juventus. Ecco, quindi non ho alcun tipo di dubbio su De Ligt, anzi ho solo grandissime aspettative. Per quanto riguarda Dybala Ronaldo, questo deve essere il punto di partenza di Allegri, secondo me, su come cazzo vuole mettere giù la squadra. L'unico che ci è andato vicino a capire Dybala Ronaldo insieme è stato Sarri, secondo me. Perché sia Allegri che Pirlo un po' di fatica l'hanno fatta. Allegri aveva risolto il tutto mettendo Mandzukic a fare la lotta di fianco ai due. Però davvero quest'anno c'è Chiesa. Quindi l'unico modo di farli convivere per me è davvero il 4-4-2 con Ronaldo Infatti io mi e Dybala. incavolavo con Sarri perché lui secondo me invece aveva i giocatori perfetti per fare il 4-3-1-2 e mettere Dybala, Ma Higuain e Cristiano Ronaldo l'ha e l'ha fatto una fatto. volta, L'ha l'ha fatto una volta a fatto. Napoli dove forse è stata una delle prestazioni più brutte, ma lì comunque Tremende. lui comunque doveva insistere su quello perché i giocatori erano perfetti. Sì. Sì, indubbiamente. Più che altro era l'Higuain di quel periodo lì che non era più un calciatore, secondo me. Noi Sì. abbiamo avuto Mandzukic che ha fatto una buonissima prima parte nel primo anno di Ronaldo. Higuain che ha fatto una buonissima prima parte nell'anno di Ronaldo. Morata che ha fatto una buonissima prima parte nell'anno di Vero, Ronaldo. E poi sono scoppiati tutti e tre. Non ha mai finito il campionato giocando bene. Quindi io sono d'accordo che serva una prima punta all'Allegri, perché Allegri la prima punta l'ha sempre, sempre voluta. Morata? Morata ci sta. Secondo me Morata ci sta. Però non so se può essere il titolare tutto l'anno. Più che E altro è che non ha soprattutto. un'alternativa dalla prima punta, non abbiamo una prima punta alternativa. Ma più che altro Davum dice una cosa importante. Quando c'è da alleggerire la pressione, la devi sparare.
devi buttare alta. Morata non è quel calciatore Cioè, perché o che trava che hai un pallina centrocampo che ti permetta di uscire palla al piede con, diciamo, garanzia massima, ma tu ancora oggi non ce l'hai. Locatelli andrebbe verso quella direzione di idea di centrocampo, ma non potrebbe darti la svolta definitiva, ecco. Allora aspetta, perché Jovax dice che se lui, quando lui Ronaldo va via, e se così fosse regala 5.000 bit. Anche Vabbè, secondo me va via. Quindi non so, a sto punto forse devo sperare che vada via Ronaldo. sì, Una roba no, del più genere. che altro effettivamente, cioè, ci stiamo facendo tanti trip mentali, ma non sappiamo né A Sì. come giocherà, Sì. B chi rimarrà o andrà via. Quindi, sai, è giusto, comunque farsi interrogativi. L'anno scorso, cioè, No, comunque, certo. si è stati reduci da un anno dove. Porca miseria, cioè non avevi uno là davanti, quindi ci sta la preoccupazione preventiva. Però veramente ad oggi non sappiamo chi rimarrà e non sappiamo come si giocherà realmente. Quindi, sai, per quanto siano discorsi giusti, sono anche abbastanza fini a se stessi ad oggi. No, no, è ragionissima. Secondo me, però, per fare un ragionamento di questo tipo, e cioè davvero Dybala e Ronaldo insieme, puoi risolvertela con un centrocampista che te li va a prendere quei palloni lì. Perché Certo. ci metti davvero il Pogba, il Milinkovic-Savic, meno male questa roba l'hai risolta. La paura grande che ho in questo momento è che Allegri, vedendo la Francia, si sia fatto un'idea su Rabiot. Di quelle esterno di sinistra, vai, cavalca. Chiesa, chissà dove lo Esatto. mettiamo. Ah, te scherzi, ma va a finire che è una roba di questo tipo. Locatelli mi dicono che sta saltando, è vero? Ti chiedono, sì, a Coverciano sta saltando. Sta saltellando, è così. L'ha beccato nelle palle, allora deve farle tornare su. Quella stronzata unica quella roba là, dai. Beh, diciamo che aiuta in quel momento lì, qualsiasi cosa aiuterebbe, anche tirarti delle Sì, palle. è una cosa effetto placebo, L'altro giorno cioè. me l'hanno tirata a giocare a tennis, uno smash nelle balle mi sono beccato, ho fatto Aia, male, c'ho ancora che male. male, che male. Vai, Dispiace argomento a che piacere di io mi sono Chimo. preso una pallina di ritorno dal vetro invece che a padel in Ma testa, non so quindi. quanto sia forte a giocare a No, padel, non non ci ho era ancora mai così. giocato, quindi. È molto Vabbè, facile. Se ci gioca l'allone vuol dire che. ti faccio il culo quando ci vediamo. Sì. Vai, Devi tirare Chimo. una corta, dopo 10 minuti c'è lì, ti bocca un polmone per terra, sta Ma buono, ti eh. pare? Ti pare? Io invece no, sono E di posizione ti faccio il culo? Guarda, ha fatto due saltelli sulla sedia, già il fiatone. Dai, va là, va là, va là. Ah, niente, comunque non parleremo più di calcio, sarà solo una guerra continua tra Kinoshi e Colpogobbo, anzi tra No, Kinoshi e Mister. più che altro ti hai detto argomento a piacere, Vai! ma di che cazzo vuoi parlare? Non lo so, cosa fai Cioè, stasera? Beh, come vedi Italia-Belgio, più che altro ti posso chiedere, perché il resto. sarò un po' ubriaco probabilmente. Anch'io, dillo a me. Quindi stiamo andando a birre costantemente durante le partite, che è una bellezza. Però dai, dai, parliamo di Italia-Belgio. Dai, hai Dai. tirato fuori questo argomento. Vai, dimmi quello che pensi di No, no, Italia-Belgio. io l'ho tirato fuori, poi No, sti rispondete. cazzi, devi parlare. Non hai detto niente fino adesso. Vai. No, Che cazzo dici? Vabbè, non è vero. Hai comunque, parlato oggi. Oggi hai parlato. cioè, no, sono curioso. Basta. No. Guarda, aspetta, ti fanno una domanda, che poi non è una domanda, ma la rendiamo una domanda. Chiesa al posto di Berardi. Eh beh, secondo me ci sta. È cioè, io posso capire magari quelli che dicono sì, però effettivamente Chiesa è un'arma molto importante a partite in corso, quando magari la difesa è stanca, però se devi fare 70 minuti con un Berardi impalpabile, cioè Se però insomma. vanno a finire tutte così, a me va bene, eh. No, no, Come certo, collasso. però sai, penso anche che si meriti una partenza da titolare in una partita così importante, anche perché l'avevo scritto su Twitter il giorno dopo la partita con l'Austria. Lui nelle prime due ha fatto mezz'ora nel complessivo, 10 minuti la prima e 20 minuti la seconda, dove comunque le partite erano già bella che incanalate. Poi ha Fabio, giocato lui con la Turchia entra e dice dai, mica fermiamo, non ci fermiamo mica adesso, dai che voglio giocare. Poi ha giocato la terza da titolare, man of the match. Sì. È entrato all'83esimo con l'Austria, ha fatto il gol qualificazione in pratica. Cioè, penso che abbia dimostrato comunque di essere un pochino superiore a Berardi. Poi magari che Mancini Certo. abbia preferenze, Ma ci sai sta qual è il mio assolutamente, dubbio? però.
Sai qual è il mio dubbio? Che non sia la riserva di Berardi, quanto più di Insigne. Beh, Perché però la gente è Mancini. visto a destra. No, Però, no, aspetta, Mancini gioca sempre con gli esterni a piede invertito là davanti, eh? certo, però comunque l'abbiamo visto sempre a destra quando è No, entrato. no, quando è Cioè, entrato con. la prima volta che è subentrato con la Turchia era a sinistra. Sì, No, perché c'era dico Bernardeschi a destra. anche col Galles è partito a sinistra, poi si sono un po' invertiti i Sì, lì Bernardeschi. hanno giocato un Lì po' come quel. si sono invertiti, cioè, poi però l'hai messo a destra con l'Austria. Però idealmente parte col piede invertito Mancini. Cosa dici, No, Davide? la cosa sì, è vero, però ragazzi, la verità è che Berardi nel grande palcoscenico contro Sì. Alaba non l'ha strusciata. Cioè, Vabbè, ma che quindi. poi ci sta anche nel senso, però appunto per quello dici, cazzo, hai Chiesa, vedi Esatto, che anche. c'ha la bomba, la vuol tirare, dilla, 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 ti vediamo che. No, guarda, l'altra sera nel momento di difficoltà contro l'Austria. È venuto fuori il reparto più debole della nostra nazionale, che è l'attacco, Eh beh, sì. perché tutti e tre sono stati quasi pietosi, ok? Perché anche Immobile, ragazzi, non ha tenuto un pallone. Ma se io dovessi scegliere, diciamo, un migliore fra questi tre, io direi Berardi, per il semplice motivo che lui ha sbagliato tanto perché ci ha provato. Insigne va sempre all'indietro. E io Insigne ha da sempre fatto il Insigne, tiro a giro davvero, eh. Cioè, ormai è e diventato un Insigne. meme, ma. E Insigne, che comunque è il nostro numero 10, mi aspetto invece che ci provi quanto Berardi o più di Berardi e che ci riesca anche più di Berardi. Beh, Quindi quello sì. l'altra sera, siccome Berardi ha giocato male, ma ha sbagliato di più di Insigne semplicemente perché ci ha provato di più. Insigne non ci ha neanche provato. È vero, però sai che cos'è? Che almeno qualche sponda te la azzeccava Insigne, no? Magari Sì, rinunciatario, no, ma come hai detto tu. lui è Però uno di quei leader preferisco, tecnici, cioè. sì, però io ti preferisco un rinunciatario che non mi combina la cagata. Cioè, perché nella banalità anche Berardi ha sbagliato robe di una semplicità tecnica importante, sta a significare che mentalmente era un po' scollegato dal contesto. Poi Insigne è cresciuto a partita in corsa, nel finale un po' è cresciuto, poi a livello di gioco non ha lasciato impronte né nulla. Io tra i tre sinceramente dico Immobile, perché ha preso Anch'io. quell'incrocio meraviglioso, secondo me è stato il migliore. Dei tre sì. Cioè, e Peggiore, non stiamo parlando del migliore di. esatto. Peggiore No, anche sono perché lì devi valutare che tutti l'alternativa è Berardi. Belotti, non è che Lewandowski poi c'è. Però il discorso di Lello del mi fa il compitino, mi accontento, mi va bene solo se in panchina non hai una soluzione di livello. Quando in panchina hai la probabilmente miglior soluzione in No, assoluto. invece ragazzi, io ho sclerato contro Mancini perché per 80 minuti vedevo Chiesa fuori e scleravo. quello anch'io. Ma io invece sono d'accordo con Lello, ma se il giocatore è di medio-basso livello, cioè da un Bernardeschi, io Mi va bene. Mi va bene che faccia l'elementare. Sì. mi va bene Però che Davo, ci giochi. sono anche giorni che non ti riesce, che non Quello certo, sei però tagliato. è la E storia del no, non ti calciatore leggi. che te lo dice. O se no, scusa, piccola frecciatina, chi sarebbe quello di alto livello, Insigne? Sì, Ah, cioè, cazzo. no, cioè, no, nel Dai, senso, è comunque dai. sopra la media, dai. Era per lanciare un No, po' di no, no, è vero, è distinguo vero. al Però regno del insomma, Sicilia. anche in nazionale ci ha fatto vedere delle cose, ragazzi, Insigne mica male. No, 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 è vero, Quindi. io ti dico, allora, quando però le cose non girano a dovere, il calciatore deve avere l'umiltà di sbagliare meno e piuttosto di essere conservativo. Cioè, è un po' come quando giochi a tennis, se gli attacchi non ti vanno bene, ti vanno a fondo campo, Questo è cerchi di verissimo. giocarla e di buttarla là e Verissimo. giochi sul, Però speculi sull'errore dell'altro, ti chiedo punto. questa cosa, tu non hai avuto la mia stessa sensazione di Insigne anche nelle tre partite di girone dove tutto è andato bene? Non ho capito la domanda, scusami. Cioè, anche nelle tre partite di girone dove tutto è andato bene, dove la squadra girava ai 100 all'ora, dove sul 2-3-0 tu Ha potevi permetterti anche di fatto rischiare la venire i giocata, brividi? No. ma no, Ah, guarda, non è Berardi sì, no, Berardi sì, Insigne non hai no. avuto la sensazione che Insigne anche lì fosse molto rinunciatario, mentre Sì. Berardi ci ha portato tanti Figa, gol. Berardi ha fatto 2 volte il gol dell'1-0. Ha Capito? provato due Questo che volte il gol intendo. dell'1-0. Poi l'altra sera là davanti non funzionava niente e ok, ha risultato tutti molto male. Berardi forse ha fatto qualche errore tecnico, ma perché probabilmente per esperienza e personalità è inferiore a Insigne. Ma nelle partite in cui tutto girava, Berardi ti ha portato tanti gol. No, è vero, è vero, è vero. Insigne. Però sai Davon dove l'aspetto, Berardi? Col Belgio e con un'altra nazionale di quel livello là, Sì. perché ha giocato finora con nazionali che secondo me il fatto di non avere la pressione di avere un nome importante lì in quella fascia ti dà anche una certa tranquillità mentale nell'osare di più, Sono nel mettere la d'accordo. gamba un pochino Nel meglio, momento che c'era eccetera. Alaba,
che si chiamava hai paura di sbagliare, Alaba. Hai paura di sbagliare, perché secondo me ce l'ha nelle corde anche la capacità di saltarlo, è Alaba. Perché Alaba è forte, sì, però su quattro volte, due volte lo salti, Assolutamente, no, no, ma ti dico, io sono anche un romantico e mi piace sempre pensare che magari ci sia un po' un filo rouge, no, anche nelle storie, no, di certi club o di certe nazionali. E se tu ci fai caso, anche se tu guardi anche solo, se ti limiti a guardare solo la nazionale italiana, certo, c'è sempre magari nelle squadre più vincenti, nelle annate più vincenti, c'è sempre magari quel giocatore sorpresa. Vedi Fabio Grosso, vedi Emanuele Giaccherini. Cioè, sono di quei giocatori che tu arrivi in nazionale ed è un torneo talmente tanto corto, talmente tanto strano rispetto a una stagione normale di club. È un mese cazzo in cui devi essere. Tu non devi guardare il nome, tu devi guardare, cioè non devi guardare in faccia nessuno tuo allenatore, tu devi guardare chi ti rende in un determinato modo. Ti apro una parentesi. Che è Spinazzola. Ok? E Locatelli con Verratti. Cioè, ragazzi, se devo scegliere fra questo Locatelli e questo Verratti, io metto in campo Locatelli, per sì, quello che ci hanno fatto vedere. A me per piace tantissimo fatto vedere. Verratti. Oh, ragazzi, Verratti è un giocatore assoluto, una categoria sopra a Locatelli, sono d'accordissimo con Capisco voi. Capisco quello che dici, però. Ma entrano Locatelli e Pessina, in mezzo secondo andiamo al tiro e abbiamo due centrocampisti dentro l'area. Diciamo che la formazione di Mancini nella testa è molta più tecnica e meno gamba, con degli ingressi da gamba che distruggono l'inerzia della partita. E con tecnica, sì, però più di corsa, perché sono più giovani. La cosa veramente figa, secondo me, di Chiesa è una e una sola. Cioè, che giochi a destra, che giochi a sinistra, lui interpreta il ruolo. Se gioca a destra, lui va dritto come un treno sul fondo e mette il cross. Se gioca a sinistra, cazzo, ti salta dal tiro. Ragazzi, la cosa forte di Chiesa è ne ha una. E che è forte, una cosa... che gobbo, Dio santo, è proprio la testa. Sì, sono d'accordo. La sfrontatezza, la non paura. Tu in ogni partita dove Chiesa va ed entra in gioco, cioè tu puoi mettergli chiunque, lui non ha la paura di non puntarlo, lui oserà sempre. E questo nell'errore, perché anche l'intelligenza di essere autocritico, perché lo ha detto. Sono autocritico, mi guardo, imparo dai migliori, quindi riflette tanto, fa tanta autocritica. Questo in un processo di crescita, l'osare e allo stesso tempo essere autocritico ti porta al miglioramento. Sì, ma raga, cioè, questo è uno che le prime partite con la Juventus davvero le faceva guardando testa bassa il pallone. L'altra sera ti fa uno stop incredibile, fa una giocata di rimbalzo e ha la lucidità di tirare di sinistro e fare gol. A me sai quella cosa che piace più di lui è che ho la sensazione che lui sia sempre convinto che le cose andranno come vuole lui. Ma sì, ma ha avuto una crescita mostruosa. Perché, ragazzi, ma guardate che un Chiesa che viene da una stagione del genere, che viene panchinato per Berardi, cioè in quanti terrebbero il muso in panchina, in quanti magari remerebbero contro l'allenatore? Cioè questo qua entra a testa bassa, è entrato sul 3-0 con la Svizzera, ha guardato Belotti e ha detto, andiamo a far gol. Andiamo, mi frega un cazzo. L'altra sera, dopo 3 secondi che in campo, va a pressare sul portiere. Una fame, ragazzi, allucinante. Però queste cose sai da dove le impari? Anche là Allegri ha ragione. Cioè le impari con la contaminazione, nell'allenarti, nel vivere la quotidianità, quei grandi campioni. Perché secondo me, su Ronaldo, lui chissà quante cose ha imparato, perché poi una spugna si vede Chiesa. Ma posso dirne un'altra che passa molto inosservato? Ringraziamo Andrea Pirlo per questa cosa qua, Perché Chiesa è una creatura di Andrea Pirlo, ragazzi. Sì. Quante volte Pirlo ha detto no, piuttosto che lì lo metto qua, sfrutto la gamba, lo sfrutto... Cioè, Chiesa è cresciuto... Chiesa, oltre che quello, anche Danilo. Cioè, la crescita enorme nell'economia del gioco della Juventus di Danilo. Ma l'importanza anche della leadership di Danilo è anche merito di Pirlo. Infatti, guardate che lascia Pirlo in eredità da Allegri, lascia comunque una buona base di giovani, bel mix, quindi... È mancata, secondo me, in Pirlo la leadership per trascinare tutti alla stessa maniera. Sì. Avesse fatto un lavoro quasi su 10 persone, ti dico, alla stessa maniera di Danilo, staremo qui a parlare di un'altra stagione. Ma l'abbiamo sempre detto, cioè il problema di Pirlo è o era davvero un fenomeno predestinato in panchina che ha detto cazzo lo metto perché ho visto che... ma non lo era. Era un allenatore normalissimo che iniziava una carriera normalissima e che aveva bisogno di tempo. E alla Juve questa cosa purtroppo... Non ti aspettano. Non ti aspettano, ma sono sicuro che arriverà Pirlo.
Io non ho nemmeno un dubbio sul fatto che Pirlo arriverà. Ci Ma vorrà adesso 10 anni. bisogna vedere anche chi lo prenderà, perché effettivamente anche quello, cavoli. Ah, può fare un anno fermo, secondo me, che non Ah succede no, sì, per niente. O carità, può però. fare un anno in B addirittura, uno Secondo me gli subentrante. fa anche bene. Secondo me gli fa anche bene perché quest'anno ha preso una bella scottina. No, È no, poi stato per uno dei carità è 20 anni di stata. carriera, tipo. Ci Sì, sta beh. anche perché la fretta dopo la delusione spesso ti porta a correre per rimediare, spesso nella corsa per rimediare sbagli, è meglio essere un po' più razionali, aspettare, a valutare l'opportunità giusta, perché poi si trattava di una transizione minima da una squadra all'altra, meglio te la decidi con calma e valuti. Ma questa? Perché Ah, ad oggi fino a giugno prossimo. non è ancora. Noi non abbiamo ancora riscattato Chiesa. È ancora un giocatore della Fiorentina, no? Credo Mi di sì, sa che mi sa che è un po' penso. riscattato, ragazzi. Non c'è. No, 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 non per quello, però in teoria però riscatta l'anno prossimo. esatto, fino a prova al contrario, il suo contratto scade il Credo 30 di sì. giugno Ok, 2022. quindi non hanno Però, anticipato come è che stato poi per la faranno fino McKennie. al 2025 come minimo, tanto. Il pagamento è fino al 2025, presumibilmente anche il contratto, insomma, poi non lo so, eh. No, ma non era tanto per il contratto, era per capire se avevamo già fatto Ah, no, 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 no. il passo successivo perché non mi sembrava mica. No, quest'anno rinnovi il prestito, metti 7 milioni se non sbaglio. Ma hai sbloccato tutti i bonus perché mi ricordavo che era 60 se sbloccavi tipo il bonus legato allo scudetto, quindi in teoria forse qualcosina in meno lo vai a pagare, dato che. Beh, io so che sono stati ovviamente scattati i bonus che l'hanno reso obbligo. Più che altro qualcuno dice c'è l'obbligo di riscatto, però, dopo finiti i 2 anni, però, dopo i Sì, prestiti dopo biennali, finiti i sempre 2 anni. ragazzi. Però so No. che era particolarissimo come contratto, era pieno di bonus che si andavano a sbloccare. C'era anche il quarto posto che rischiavano di far saltare l'obbligo, Esatto, però secondo me l'avrebbero preso comunque. Sì, a parte che cosa c'era? Tipo 10 gol, 10 assist, a momenti ha fatto tutto in mezza Sì, stagione. perché io inizio anno quando ho letto ho detto sì, vabbè, magari 10 gol e 10 assist E Chiesa la prima stagione. invece. Figa, ha fatto una roba disastrosa, cioè. Sì, Non avrei quello mai devastante. pensato, ma non avrei mai pensato Devastante. così tanto, cioè in un anno così Devastante. tanto non me No. l'aspettavo. Ci No, vorrei andato a così, comprare due così, maglie. così bene neanch'io, però io ero molto contento quando l'avevamo preso, Contento perché anch'io, però ho molto detto figa, contento. ma 60 milioni di euro. Anche io Eh l'ho sì. pensato, 60 milioni di euro, però alla fine, sai, mi sono molto convinto di questa cifra gonfiata dalla modalità di pagamento, Sì, perché lo se, paghi in 5 anni in pratica. esatto, se andavi con Sì, 50 milioni o certo. 40 milioni dalla Fiorentina, cash, Sono subito, tutti in d'accordo. una tranche. Come si diceva, Ma sì, a posto. posso farmi una ragazza? Stavo dicendo, posso farmi una ragazza domandi? Ci Beh, sta. parlo. Questo è il lavoro, colpo del lavoro. Sono un disco rotto, quindi se c'è qualcuno in chat che mi segue, sicuramente si vorrà sparare un colpo in testa. Detto No, questo, ci dissociamo completamente da questa cosa che hai detto. Ma Vabbè. voi cosa ne pensate di Donnarumma? Cioè, perché io non dormo la notte a momenti. Secondo me abbiamo fatto uno di quegli errori che lo pagherai. Là io ti dico che nella nuova politica della Juventus o vendi e lasci spazio, Ah, tu dicevi, legato alla Juve, ok. Sì, legato alla Juve. No, altrimenti io l'avrei preso Davom, io ero strafavorevole all'operazione, al di là di qualsiasi errore che gli imputano a sto ragazzo, errore di gioventù, qualche papera qua e là, Ma io ci vabbè, ma fosse stata la quello. squadra che mi prendeva a Szczesny, l'operazione l'avrei fatta ad occhi chiusi perché era un'operazione da 10 e lode, Mamma mia. secondo me. Secondo me è tutto lì il Però discorso. il discorso è, se la questione economica c'è questa roba qua, sto rosso di 320 milioni causa Covid, ricapitalizzazione, nuova filosofia che abbiamo parlato anche per esempio prima, inizio live, sul fatto che la Juve non venderà e non incentiverà all'esodo nessuno, bene, tu non vuoi andare da nessuna parte, rimani qua, non ci sono offerte convincenti, fai il secondo portiere alla Juventus. Punto. Cioè, tutti questi cambiamenti qua mi portano a pensare che c'è una nuova idea, altrimenti non riusciamo mai a fermare la giostra delle plusvalenze. Cioè, con Donnarumma, oltre Szczęsny, il rischio è proprio quello, Allora, a secondo me non fregava un cazzo di dare 10 milioni a Donnarumma, di dare 20 milioni a Raiola. Il fatto che fosse di Raiola, il fatto che fosse uno che rischiavi che tra 2 anni ti veniva a chiedere, non me ne fregava un cazzo. Io lo volevo, punto e stop. Ok. Purtroppo non si è riuscito a incastrare. Esatto. Lo Sì. accetto.
Sì, secondo me è tutto lì il discorso. Ma ragazzi, non scherziamo. Cioè, cioè, allora, io, no, il concetto, il concetto, ragazzi, è che fra 1-2 anni tu sei sul mercato senza primo portiere. No, ma io sono okay? assolutamente d'accordo. Bene, poi ognuno la può pensare diversamente sul valore di Szczęsny. Io sono dell'idea che non sia un portiere da Juve, ma magari sono anche della minoranza. Ma detto questo, cioè, a me i commenti che hanno fatto più arrabbiare sono quelli, ma 10 milioni per Donnarumma, ragazzi, i giocatori più forti li paghi così, cioè De Ligt, che all'età, non so se più o meno giovane di Donnarumma, ma lo paghi quella cifra lì, cioè, i giocatori più forti li devi pagare quella cifra lì, e se li valgono è giusto darglieli, gli stipendi sbagliati sono quelli di Rabiot e Ramsey. Non i 10 milioni di Donnarumma. Di Lugani, di Sciglia. No, però io non vedevo neanche un malus nella trattativa per Donnarumma, anche perché andavi a valorizzare, a monetizzare su Szczęsny, che faceva davvero plusvalenza. Andavi a alleggerirti di uno stipendio a un 90 che è di oltre 7 milioni all'anno. Ma io ti dico... A zero, quella è una plusvalenza, una futura plusvalenza. Mamma mia, ma io ci avevo, guardate, io ci avevo fatto anche un video apposta, cioè anche sta cosa qua che la Juve ormai sia un po' scacco schiava dei suoi giocatori, cioè è una cosa che comunque in questi anni sta prendendo troppo piede, cioè i giocatori sono diventati padroni della società. Poi ragazzi, per carità, cioè a livello contrattuale e burocratico, Pure chi non si vede in live anche che devi andare è venuto scritto in live vai pure ah ok tranquillo, nessun problema. Vabbè, grazie mille per essere stato qua con noi, anche te Lello, no? Ok, si vede anche questo. No, io 2 minuti sto ancora e poi chiudo. Grazie, grazie mille per essere stato presente alla live dell'addio a questo posto. Beh, però ce ne potrebbe essere una in quella nuova. Esatto. Ma fisicamente, ecco, non tramite. La stiamo organizzando, Davome, te lo dico. Chi non vuole venire a vedere una partita? Adesso magari presente. Ci organizziamo per la finale. Presente. Facciamo la finale? Cioè, ne parliamo, ciao. Geno, ciao Kino. Ciao Kino. Chissà cosa devi fare quella sera lì, Kino. Non lo voglio neanche sapere. Scusa, non mi ricordo di cosa stavamo parlando. Dicevamo Donnarumma, dicevo il fatto che ormai veramente i giocatori sono diventati cioè padroni, che poi a livello contrattuale lo possono fare perché è un contratto e quindi hanno ragione loro burocraticamente e legalmente. Però io giocatore, dilettante, per quanto dilettante, se a me la società mi viene a dire guarda, il prossimo anno tu, se fossi un portiere, tu sei il secondo portiere perché ti andiamo a prendere questo, perché vogliamo, abbiamo determinate ambizioni, un determinato progetto, io dico va bene, magari rinuncio ai 7 milioni, me ne vado a prendere 5, ma vado a fare il primo da un'altra parte. Cioè ormai questi giocatori sono veramente... No, ma infatti ti dico, la Juventus sta cambiando anche da questo punto di vista. Proprio per non farsi prendere al collo dai giocatori. Oltre questa occasione era troppo colossale, ragazzi. Oltretutto, i giocatori, se vedono che non hanno spazio, non abbassano le pretese, perché la Juventus non incentiverà più all'esodo. Ovvero, non è che ti do io una parte dello stipendio ti faccio, ti do un cazzo. L'ho visto. No, però il grande peccato è proprio quello, che era un giocatore super in prospettiva, super ideale, super prontissimo, super italiano, Andre Gigi, che 77 per la sub, il prime, non riesco a leggere il nome, e quindi ti metto semplicemente qua, grazie mille. Italiano anche. Era una grandissima occasione, dispiace un sacco. Non aveva fatto davvero un grande errore, però vabbè, pazienza. Sì, no, sono un disco rotto, perché il errore, secondo me, Davomen è un'opportunità che non siamo riusciti a cogliere per dei problemi che avevamo qua. Cioè, come sai, da collezionista ti arriva, non lo so, hai collezioni dei vini, ok, però hai delle spese in quel momento, hai tutto già impegnato, già ti arriva una bella offerta e dici cazzo, non riesco a comprarmela. Persona giusta al momento sbagliato. Ma sì, io addirittura ero favorevole allo scambio Florenzi-Szczęsny pur di... Ma caspita, lì sarebbe stato proprio perfetto. Adesso io, a me Florenzi piace molto, però non so se, cioè, abbiamo già abbastanza terzini destri, se poi Cuadrado davvero fa il terzino destro. No, secondo me lo porta avanti. Anche secondo me, però dopo bisogna capire. Però pur di arrivare a fare quella roba lì, a me andava, di prendere una Roma andava bene Szczęsny per chiunque, bene o male. Quindi, però sì, purtroppo...
È andata così. Più che altro bisogna vedere i ragazzini adesso, perché l'idea era anche magari di portare Israel come secondo, invece si diceva che Allegri era più convinto di un portiere un po' più esperto. Cioè, insomma, anche Perin, a me dispiace, però Perin, cioè, se continua ad essere acquistato in prestito, un motivo ci sarà. Lui è inutile che si arrabbi magari con la Juve, cioè, voglio dire. Perin, poi c'è poco da incazzarsi. 3 anni fa Perin arriva per fare il vice di Szczesny, firma un contratto consapevole di questa cosa e gli va bene. Se l'anno dopo non gli va più bene, a me dispiace. No, È infatti. allora che si trovi una squadra che gli paghi il cartellino. È che Concordo. non la trovo, quindi è anche colpa sua, perché vuol dire che in campo non fa forse quello che le società si aspettano. Indubbiamente. Vai, Mystery, cosa stavi dicendo? No, Vai, no, Mystery. concordo, concordo, concordo. Sto leggendo un po' in chat. A livello di finanza, tipo queste domande qua, non fatele a me perché sono veramente tremendo. Davo però te mastichi di queste cose qua, no? Qualcosina, qualcosina, sì, dai. Qualcosina. Secondo me per coprirti anche quest'anno di mancanza dello stadium o dello stadium parziale, questi Sì, poi 80 ragazzi, milioni. non è solamente somme e differenze, cioè Esatto. non è che quei 400 in più coprono i 320 di debito, anche perché ragazzi, i 400 sono debito, cioè nel Tra senso, l'altro, poi l'altro gliel'hai va regalati. bene che è una ricapitalizzazione, è vero, ma significa che tu metti dentro un altro proprietario, Ma quindi chi sta questo investendo in qualche modo quindi dirà: adesso fammi vedere cosa ci fai con questi soldi. Non è che ti regalo 400 milioni di Questo, euro. cioè, non è un prestito obbligazionario, quindi non è puro debito, ma è un altro proprietario che tu devi pagare con i dividendi. Quindi, comunque, Sì, non è qualcosa alla neanche fine gli l'elemosina, torna. insomma. Cioè, Esatto. non è che è arrivato lì e ti ha messo 400 Esatto. milioni nel Non cappello. è che è puro mecenatismo che Ecco, Exor tira fuori i esatto. soldi e dice: bene, Tori! tassatemi gladiatori, divertitemi, Esatto, vai. No. esatto. No, ma in realtà possiamo dirlo, questi 400 milioni sono stati stanziati oggi perché stasera Messi firmerà il contratto con la Juventus, essendo il Esatto. parametro zero, verranno investiti tutti. Cosa ridi? Verranno investiti tutti nello stipendio No, reale di non rido Messi. per questo, che è molto seria come cosa ci potrebbe Sì, interessare. Ronaldo Messi con dietro Dybala, Chiesa e Cuadrado l'anno Ma prossimo. a proposito di sogni, ragazzi, l'altra sera quanto avete rosicato vedere Pogba? Ma va. Sai che non l'ho guardato, l'ho solo Erano i squintata. sommelier, io li chiamo i Poi, sommelier cioè. che avevano Tavernello, che dicevano: ma cosa Pogba, ma l'hai visto? Cioè, e noi abbiamo, cioè, è come, veramente come fare i sommelier, tu bevi Tavernello, cioè, stai zitto, ti stanno regalando la bottiglia di vino rosso e bevi Tavernello e fai anche lo schizzinoso, cazzo. Cioè, Mamma magari mia. tornasse, ma magari tornasse, c'è il tappeto, vado Ma là, tutto l'europeo, alle 9. ragazzi, tutto l'europeo ha fatto dei lavori quell'altro là, che giocatore Che pazzesco. forte, ha i Che numeri, ma hai giocatore visto il pazzesco. gioco? A parte l'errore, che tanti dicono: oh, insomma, la Francia ha perso per colpa di Pogba, il tre Mamma mia. pari è colpa sua. Ah, gli danno la palla circondato da 8.000 uomini, quello là gli arriva da dietro, non si accorge neanche da dove gli stava arrivando, perché non c'è, perché Kanté la lingua ce l'aveva così tanto a terra che non gli ha detto: oh, Mamma mia. uomo, uomo, come si fa sempre. Perde la palla, e poi qual è l'atteggiamento della difesa del centrocampo? Kimpembe dice: aspetta che vado prima dall'esterno d'attacco, poi torno in mezzo, il tipo lo prende Ma controtempo. quello Se ne che sta parla. parlando è Mystery o è Pogba? Ah, E misteri, poi non c'era Mystery. Pogba era gasato, e Pogba ha fatto un gol poi della Madonna, di quelli che sa fare solo lui. Eccolo qua. Eccolo, ma abbiamo l'esclusiva, ma quindi torni alla Juventus, sì o no? Show me the money. Neanche in italiano, neanche in francese, in Mostratemi il inglese. formaggio. Pagare moneta, vedere cammello, diceva il Esatto, caro Lupino una però volta. ragazzi, dai, fare degli schizzinosi su Pogba, su. Cioè, è come che non vedi la figa Ma da chi è? Ma Milano, chi è che arriva fa lo Jennifer Aniston, schizzinoso? te la vuole dare, gli dici: no, no, ma io preferisco, sai, quell'altra. No, falla Io sono lì. innamorato di quella là che non mi caga, quella là. A me ha esaltato, per come ha giocato nei due di centrocampo, perché non pensavo che fosse così forte lì. Non pensavo fosse così forte lì. Madonna. Ed è devastante. Ragazzi, ha raggiunto una maturità questo giocatore che è un giocatore diverso rispetto al ragazzo che abbiamo salutato. Mamma mia, È normale che giocatore sia così. serio, Ma giocatore hai visto la palla serio, anche che dà serio. Pogba? Cioè, scusami, Mbappé nei tempi supplementari, Mbappé la spara. Cioè, quelle cose non le guardano, guardano sempre l'errore di Pogba sul tre pari, ma la clamorosa occasione da gol non se la cagano di pezza. Grazie a Manfredi Sbagliato. Mon Amour per i 100 bit che dice l'accento francese di Pogba è preoccupante. Un pochino sì. Vabbè, per darvi la nozione, no, che te dici, Davo,
è maturato da quando l'abbiamo fatto andare via. Da quando noi abbiamo venduto Pogba, noi abbiamo preso Higuain che era al top della forma, adesso giochi in MLS. Quindi pensa, se Higuain ha fatto così, Pogba, per forza di cose, sono passati degli anni, Caspita, sì. C'ho le rughe, Cosa sono, 5 anni che non è con noi Pogba? 2016. Inizia il sesto adesso. Ma sarebbe veramente bello, ragazzi. Ma quindi bello. Lui non è ufficialmente scaduto stanotte, perché c'è stata l'opzione per il rinnovo automatico. No, c'è stata la cosa unilaterale che può esercitare lo United. Là in Premier esiste la clausola unilaterale di prolungamento del contratto, per cui se una squadra vuole prolungare di un ulteriore anno lo stesso contratto firmato con lo giocatore, può farlo. Quindi sostanzialmente Pogba scade nel 2022. Lui si svincola tra un anno esatto, a giugno. Da oggi, da un anno esatto da oggi. Quindi che guarda, se torna sarebbe il top. Anche perché secondo me se lui vuol chiudere la carriera in maniera brillante, perché già conosce l'ambiente, perché Pogba secondo me è anche uno che dal punto di vista emotivo deve trovare il suo status quo, la sua importanza nella Francia e così. Attenzione. Nel Manchester United, nel guazzabuglio della confusione dello United, ha fatto fatica, ma ha fatto fatica anche Van de Beek. Quindi sì, non io ho appena visto il futuro, Lello. Io ho appena visto il futuro. Dimmi. Tra un anno, 365 giorni, Pogba, scadenza di contratto, gratis, va al PSG che dà 40 milioni di euro a stagione. Ah, probabile. Ho appena visto il futuro. Però lui se vuole, secondo me, se lui vuole essere ricordato dal punto di vista calcistico, se lui torna alla Juve, fa la cosa più giusta. Ma io ti dico, a 28 anni... ha già vinto non so quanti scudetti con la Juve, ha vinto una UEFA con il Manchester, ha vinto il mondiale con la Francia da titolare, per il valore della Champions. Champions, secondo me riassunto perfetto l'ha fatto l'altra sera Fabrizio Romano, dicendo la trattativa Pogba Juve esiste perché la Juve ama Pogba e Pogba ama la Juve, certo. Ma al giorno d'oggi le trattative non si fanno con l'amore ma si fanno con i soldi, e quindi continua a rimanere praticamente impossibile per quel motivo lì. Ma davvero, se davvero c'è il PSG che gli offre, adesso non saranno 40, ma possono essere benissimo 30, e te ne offri 10, ma puoi amarmi finché vuoi, ma Raiola non te lo porta mai a te. Comunque ragazzi, è una vergogna, dai. È una vergogna, sì, cazzo. E Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, stanno non trattando il nome di Mbappé, perché... voglia Ronaldo, oh, ma cos'è? Qualcuno mi dice una questione di invidia. No, perché la crescita del PSG come club non è superiore né al City, non è superiore allo United che ha molti più fondi, eppure nonostante tutto ha una capacità di spesa enorme e c'è sicuramente qualche modo per aggirare il famoso fair play finanziario, c'è qualcosa con Qatar 2022, c'è qualche inciuccio con anche la IFI. Lello, voglio dire, leggevo un articolo l'altro giorno, giusto anche no, per tornare sull'ipocrisia della UEFA e di tutti quelli che hanno fatto determinati attacchi dopo il casino Superlega, cioè 19 club su 20 in Francia, in Ligue 1, stanno cercando una nuova proprietà. Ci sarebbe la 20ª squadra, che è ovviamente il Paris Saint-Germain, che non sta cercando una nuova proprietà. Per quale motivo? Non tanto perché lo sceicco ha i soldi, ma perché il mondiale si fa in Qatar. Quindi vedete come si chiude il cerchio? E cos'è, no, il calcio di tutti? Cioè, l'unica società di 20 in Ligue 1 che non sta cercando proprietà è il Paris Saint-Germain, ma soltanto perché i mondiali si fanno in Qatar. Però io adesso vi faccio una domanda che va al di là del PSG della Francia. Te, Lello e te, Davom, oggi hai la possibilità di comprare una squadra di Serie A o di Ligue 1. Ma chi cazzo te lo fa fare? Ma perché tu dovresti comprare una società di calcio oggi? Vedi, al Calaifi perché ci è arrivato? Perché tramite Bein Sports lui ha interessi diretti. Ma sì, ma perché dovresti farlo? È difficile, infatti, trovare un imprenditore che abbia... Ma da far cosa? Fare col calcio. Ma per farci cosa? Cioè, guarda il Milan, l'Inter, che negli ultimi anni hanno cambiato proprietà. Te lo prende uno e dice, guarda, c'è sto progetto qua. Poi l'anno dopo, non mi frega più un cazzo. Devono già rivenderlo a un altro ancora. Ma guarda solo Lotito con la Salernitana, che non è riuscito a vendere la Salernitana, che doveva farlo per forza. Minchia, disastro. Ancora. Ma chi è che... Ti compro il Genoa per... Ti compro la Sampdoria per... Ti compro la Roma per... Ma per farci che cosa? Cazzo. E da noi
è ancora tutto sommato accettabile. In Francia ti compro il Nantes per, ti compro il Lione per, ma per cosa? No, ma infatti rispondo qua alla domanda di un ragazzo che dice, una ragazza, non lo so, Genso, esattamente questa, ma semplicemente perché, come hanno detto Agnelli, Perez, giustamente, che loro sono stati anche perculati, no? Ma è la pura verità, ragazzi, alla fine, è che ormai questo modello di calcio è diventato insostenibile. Ma perché? Perché tu, imprenditore, hai sempre l'interesse a far sì che la tua azienda sia il meglio per il tuo cliente, perché se la tua azienda è il meglio, di conseguenza poi hai i ricavi, hai gli utili. È chiaro che si parla sempre di denaro, ragazzi, ma un imprenditore di calcio è come un imprenditore di un'azienda di moda, cioè alla fine l'obiettivo è sempre l'utile, sempre, sì, comunque. A meno che tu non sia un innamorato come è stato Moratti all'epoca, cazzo, lui era interista, innamorato dell'Inter, aveva un sacco di soldi di famiglia, ha detto, oh, io li metto tutti lì, li butto tutti lì, oh, è riuscito a realizzare il suo sogno, probabilmente, però quello lì è la mosca bianca, è uno su quanti? Sulla storia del calcio, meno male, sì. Ma infatti poi siamo arrivati a questo, a questa situazione qua per colpa di determinati errori degli stessi dirigenti, questo è fuori dubbio, questo è colpa fuori di dubbio. Tutti, ma anche colpa nostra. Ma è la bolla, ragazzi, cioè voi juventini sareste contenti di vedere una Juve che va a comprare sul mercato un Giroud mentre a parametro zero, mentre il Paris Saint-Germain continua a comprare ogni anno i vari Cristiano Ronaldo, Wijnaldum, Donnarumma, cioè voi juventini arrivate magari a un certo punto, magari quelli meno fedeli, meno appassionati di Juve, di calcio, nel giro di 2 anni smettono di seguire lo sport. Ma però è naturale. Ragazzi, è adesso naturale. Voglio entrare nel dettaglio, perché tante volte io tiro fuori questa cosa e non passa. È anche colpa nostra, mia, tua, no, nostra intesa come noi tifosi. Cazzo, se tu vai a vedere in Premier League l'ultima che arriva ha il triplo dei diritti televisivi rispetto a chi vince il campionato in Serie A, perché mi rispondi, oh, che cazzo spendo 30 euro al mese per guardare il calcio, guardo col pezzotto. E beh, allora è anche colpa tua. Se poi le nostre squadre guadagnano di meno e passa anche da lì e fai meno abbonamenti, lo so che è una merda avere 3 abbonamenti, 2 abbonamenti, li ho fatti adesso, spendo 30 euro al mese e c'ho DAZN la Serie A e c'ho Mediaset la Champions, sono 30 euro al mese, sono 2 abbonamenti, non torno i coglioni, lo so. Però passano da lì le cose, gli stadi sono chiusi, raga, gli stadi sono chiusi, è 2 anni che non guadagnano soldi, minchia. Allora, sulla Premier io l'ho scoperto tardi, poi li buttano fuori i soldi, li buttano, è vero, perché li stiamo buttando, però adesso non arrivano. Scusa Lello, vai. No, in realtà io l'ho scoperto molto tardi, come hanno fatto loro c'erano 2 strade per guadagnare di più dei diritti TV. O come ha fatto la Premier, o come facciamo noi con la suddivisione del pacchetto Serie A in 1000 abbonamenti e via discorrendo. La Premier cosa ha fatto? Non danno mai in diretta, adesso quest'anno e questi anni sì, per questioni ovviamente legate al Covid, non danno mai in diretta tutte le partite della Premier. Alcune rimangono non visibili in televisione. Per farli andare allo stadio e aumentano così il valore percepito innanzitutto dell'andare allo stadio, per cui costano tanto i biglietti da quel punto di vista. È anche vero che c'è un'altra capacità di spesa rispetto a quella che abbiamo noi in Italia, ma sono dettagli. Un spettacolo andare. Però a livello Juventus, costo Juventus Stadium più o meno, siamo una roba lì in Premier. E poi c'è l'abbonamento TV che ti dà una buona fetta delle partite e poi gli highlights per quelle che mancano. Esatto. In questo modo il valore percepito per ogni singola partita aumenta e questo aumento porta ovviamente un tipo di esclusività, un principio di scarsità, un sacco di cose qua, ci giocano questi della Premier a livello di marketing e quindi riescono a vendere quel prodotto a tot miliardi di euro. E invece sai cosa facciamo in Serie A? Facciamo 10 partite su 10 orari diversi. Quella è una stronzata, perché vi dico che... Siamo indietro. È una cazzata perché devi mettere su... Hai 10 partite, bene, suddividi magari in 4 fasce, 5 fasce. Siamo indietro. Però in ogni fascia deve esserci una partita appetibile con un po' di audience. Con un po' di audience, non parlo a livello di appetibilità dello spettacolo, perché quello in Italia, ahimè, non è sempre garantito. Spesso vedi un Parma-Cagliari che finisce 4-3, stradivertente, e poi magari vedono Juventus-Inter 0-0 e non sì, si sì, però quel Parma-Cagliari 4-3, per vedere Parma-Cagliari 4-3 devi vederlo, lo impari dopo, no, non ti metti davanti al divano. Il ragionamento non lo devi fare sullo spettacolo potenziale, ma lo devi fare sulle audience, quindi la suddivisione. Ma poi ragazzi, voglio dire, ma gli stadi? Cioè, ma tu guardi
l'ultima contro la penultima in Premier League, c'è massima luminosità, manto verde che sembra un prato da biliardo. Tu ti vai a vedere Parma-Cagliari, c'è buio pesto con un campo di patate. Un inglese che il sabato sera dice: aspetta un attimo che mi faccio una mezza idea di farmi una birra davanti a Fiorentina-Atalanta, quindi neanche una brutta partita. Deve bere 10 birre. Cioè, sì, ma 10 perché dopo va a letto dopo 10 minuti. Appunto, deve bere 10 Beh, ma guarda birre. anche questa stronzata. Che Adesso stanno prodotto è, iniziando in ragazzi? Italia. Che prodotto è la Serie Stesso font dietro nelle maglie. La A? Ma Premier non l'ha vendiamo? Ma spaccato, ha già da un anche noi sacco. questo adesso. Adesso nulla. Adesso, però loro lo fanno per Sì, la dare fascia tutti riconoscibilità. Esatto. uguali. Siamo arrivati tardi su tutto, ragazzi. Il prato unico. Cioè non è che tu vai a vedere Atalanta-Fiorentina, vedi il prato in un senso, poi va a vedere Juve Genoa e il prato in un altro senso, danno riconoscibilità al marchio Serie A anche con i disegni del prato addirittura lì in Premier, senza contare ovviamente la bellezza delle strutture che ci fanno 3-0, che quando gli stadi sono pieni là ti danno un effetto ottico bello. Se tu guardi il Franchi di Firenze pieno con la visuale grandangolo che ti danno dalla tribuna, cioè vedi questi spazi sconfinati, orribile, cioè ti dà un'idea Ma di noi abbiamo anche un sacco di Madonna. stadi con la pista d'atletica Sì, il intorno. Porca Franchi è puttana, così. nel 2021! Ma com'è possibile? Lo stadio olimpico, ragazzi, per tanti mi dicono: oh, bello! Io ci Sì, sono ma stato, è tu vai. bellissimo, però figa, c'è della gente che non vede. Io ero fortunato, era una posizione che si vedeva, e c'è della gente che va allo stadio e non vede la Secondo partita. me quello ha una sua suggestione per l'evento importante, cioè non so, finale di Champions, secondo me. Lo stadio da Olimpiade, cioè, non so, è una cosa mia personale, ha una suggestione tutta sua, però adesso vedere durante l'anno quei campi lì, ragazzi, che sono a distanza di 100 metri dal prato, veramente belli antichi, eh? Caspita. Ah, vabbè, scusami, Tosellone ha visto a Berlino Esatto. l'Olympiastadion. Infatti dico, secondo me magari mi puoi confermare anche tu che eri là, cioè secondo me per un evento così, lo stadio, diciamo olimpico, quindi da Olimpiade con la pista, ha una suggestione tutta tua, tutta sua. Ma perché sei gasato dalla partita? Perché in uno Però stadio, secondo me, appetibile, te la godi di più. rega, vai allo stadium, vai al Camp Nou, cazzo Vai a scegli? Wembley. Wembley è da calcio, senza piste, enorme, enorme. Rimani a bocca aperta. Io al Camp Nou non ho visto gara, però ho Io sì. visto Io lo stadio. Ci sono stato sono nel andato a corso. vederla, sono andato a vedere Barça Juve 0-0. Ritorno della cos'era il quarto di finale. Sì. Sì, anche io infatti voglio cominciare a fare un po' di cultura di stadi esteri. Voglio cominciare ad andare a vedere qualche Infatti, io match. l'idea è che si riaprono Ma inizio giugno. organizziamo, ci andiamo insieme, regà. Ma cazzo, Certo, ci magari, andiamo insieme, magari. facciamo dei contenuti. I ragazzi qua sono tranquilli, sono contenti, noi siamo contenti. Ma io ti dico anche andare tipo in Romania a vedere Dinamo Bucarest e Aua Te c'è Bucarest. questa cosa in testa. Sì, io ho questi derby qua dell'est caldi, che vedi, se Cara, le mie parti, 10 birre. al di là del mainstream, che mi piace un sacco, la Premier, la Liga, la Bundesliga, perché secondo me anche in Germania il giorno gara lo vivono bene, c'è cioè da pub, da tutte queste cose, tutti questi riti, benissimo. Però ragazzi, a me tipo ste partite, boh, cosa ne so, andiamo a vedere l'Hajduk Spalato contro la Dinamo Zagabria, andiamo con i caschetti lì. Non conosco nessuno e va bene così. Nessun E, giocatore. vabbè, sono partite, però teleporti, poi una volta che ci vai, teleporti dietro. I miei amici sono andati a D'accordo. vedersi il derby di Bucarest, 30 euro ed erano in tribuna d'onore, tipo. Tribuna storica con 30 euro di biglietto, che là poverini sono tipo un 10% dello Allo stipendio. stadium con 30 euro di biglietto stai in giardino. No, Fuori. 30 euro di biglietto. Se sei fortunato, è C'è il un panino e la Juventus birra. solo in curva nord. C'è il panino e la Juventus birra solo fuori, però. in Sì, la peggior partita di Coppa Italia probabilmente va via 30 curva nord. Va bene. Io ho euro lì. visto un Juventus-Lazio 1-1, gol di Peluso, l'ho pagato 30 euro il biglietto. È vero. Gol di Peluso. Pronti Che via. tristezza. Va bene, Lui doveva ragazzi. scrivere Luca Morettini, canto là per tirare il calcio, in Italia doveva fare la maratona. Esatto, gli passava la voglia. Ragazzi, vi ringrazio per essere stati qua. Dai, chiudiamo che vado a giocare a calcio anch'io stasera. Vado a fare Anch'io. un po' di corsette. Siete stati davvero gentilissimi. E concludiamo qua una live che adesso magari ricarichiamo su YouTube. Momento storico, testimoni l'ultimo momento in cui sono qua e quindi è stato tutto molto bello, tutto romantico. Un grande Ragazzi, onore. un bacione e spero che possiate essere presenti anche nella prima live nello studio nuovo che inizia.